Io ero una ragazzina di 15 anni, incominciavo ad aver voglia di uscire e la mia prima uscita ufficiale è stata un capodanno del 63, dove mia mamma mi ha accompagnato a ballare. E lì a un certo punto arriva un giovanotto che chiede di ballare con me. Io accetto e le prime parole che lui mi ha detto sono: non mi sono mai piaciute le ragazze con gli occhiali. Io portavo gli occhiali e gli ho detto: perché è venuto a farmi ballare? Cioè, proprio serenamente. E lui mi dice: prima di adesso. Un tempo la barbiera che si produceva veniva venduta sfusa. C'era un unico acquirente che comprava questo vino sfuso. Nel 64 Giacomo a questa persona chiede un prezzo più elevato del normale, della media di quell'anno. Questo signore non ha accettato e Giacomo ha deciso di mettere in bottiglia il suo vino. Ed è stata la sua fortuna perché si è fatto la sua etichetta, è nata così la Monella, che lui ha incominciato a proporre poi anche nel suo ristorante, poi ha incominciato a proporla nelle fiere, perché ha incominciato a fare la fiera di Milano, il Bibe di Genova, e quindi ha incominciato a crearsi un giro di appassionati di questo vino, e man mano siamo cresciuti così. Delle volte arrivavano anche verso il mattino, dopo aver fatto il mercato dei tartufi. Il mercato dei tartufi è alle 5, 4 e mezza, 5 del mattino. Arrivavano verso quell'ora, lui e una serie di amici di quelli tosti, e allora lui mi chiamava perché io dovevo fare le uova le uova per poterci grattare il tartufo o per poter bere ancora una bottiglia giusta assieme a quella. Io sono cresciuta con lui, ho scoperto il mondo con lui, ne ho viste di cotte e di crude, perché Giacomo era la persona più genio e sregolatezza incredibile, però un personaggio. Sono ancora innamorata adesso.